siamo sempre vicini a queste iniziative, soprattutto quando entrano in gioco i ragazzi giovani e le scuole. Abbiamo bisogno di coinvolgere sempre di più nelle nostre attività le persone, e i ragazzi si dimostrano sempre, soprattutto i giovani, gli studenti, molto sensibili. Vogliamo valorizzare sempre di più le peculiarità del nostro prodotto, che non sono solo peculiarità a livello nutritivo, bensì coinvolgono altre diciamo appunto peculiarità, quali il territorio, il benessere animale, l'ambiente, che sono tutte correlate uno con l'altro. Ci proponiamo anche di andare nelle scuole, visto che a seguito di questo progetto c'era anche un'attività appunto di confronto tra gli studenti nelle singole scuole di Reggio, che purtroppo causa coronavirus quest'anno non siamo riusciti a rendere attive. Ce lo riproponiamo per l'anno prossimo e contiamo di continuare in questa attività. Io faccio la quinta allo Zanelli e ho scelto una traccia sullo sport e la sua importanza sociale e diciamo storica, e non pensavo di vincere e mi ha fatto molto piacere comunque che sia stato apprezzato il mio lavoro. Io vengo dalla classe quinta F del liceo artistico Chierici e ho deciso di trattare della traccia sul ritorno ai lavori della terra e ai lavori contadini, perché ho pensato appunto che in un periodo di quarantena, dove la tecnologia è diventata così importante, ci siamo un po' dimenticati dell'importanza col contatto con la natura, e quindi ho pensato fosse appunto uno dei temi un po' anche diversi di cui poter parlare, insomma, poter trattare. E ho pensato potesse insomma riscuotere un po' di interesse, ecco. Ho scelto la traccia sul coronavirus e ho immaginato che molti avrebbero fatto questa traccia, e per questo ho cercato di raccontarla in un modo più originale e seguendo quasi una storia, un filo conduttore, e divisa in tanti spezzoni, ognuno dei quali si collegava per poi arrivare alla fine nella conclusione, dove veniva spiegato tutto il significato del tema. Ho fatto la seconda traccia, quella sul coronavirus, perché penso che comunque sia un tema che ognuno vive in modo molto diverso e sia qualcosa che comunque nella nostra storia non sia mai successo, è qualcosa che vada fermato nel tempo e, non so, inquadrato, e mi è piaciuto parlarne a modo mio. Con la borsa di studio penso che mi piacerebbe fare magari qualche esperienza di scuola all'estero e magari viaggiare e approfondire, diciamo, la mia passione, le mie due grandi passioni, che sono le lingue e in questo caso anche scrivere temi, mi piace molto. Ho scelto la traccia del Covid-19 come tanti altri, e l'ho scelta perché volevo cercare di rendere pubblici i lati positivi di questa pandemia, perché secondo me ci sono, nonostante sia stato un evento sconvolgente e negativo. Cercherò di investire la vincita nelle mie più grandi passioni, che sono appunto la fotografia e tanto altro. Mi piace anche molto girare i video e ringrazio tutti per questa opportunità. Frequento la classe quarta I al liceo delle scienze umane Matilde di Canossa a Reggio. Ho scelto la traccia numero 4, quella sulla scuola. La scuola rappresenta qualcosa di importante per ognuno di noi, nonostante ci siano diversi meccanismi in essa che non funzionano, e quindi ho scelto di parlare di cosa appunto essa significa per me e del perché la considero una ricchezza. Per il premio mi piacerebbe ringraziare chi mi ha permesso di partecipare a questo concorso.